Ciao! Ciao ragazzi! Benvenuti a questa puntata di Snickers Bar da Claudio, Marco e Pedro, spaparanzato dopo aver mangiato come un porco maiale. Oggi è 25 aprile, come un porco maiale ha mangiato. È lì sdraiato su. Veniamo da un pranzo impegnativo. E non riesce neanche a accendere la videocamera, per cui ha fatto rec e noi dobbiamo arrangiarci. Bene, siamo qui per la rubrica di fine mese. A questo punto solo io e Marco. Vi presentiamo le prossime uscite, le migliori uscite, secondo noi, del mese di maggio. Sono 12, se 12. 12 uscite del mese di maggio, le migliori 12 release del mese. Iniziamo subito col primo maggio, Marco. Abbiamo le Jordan 1. Yellow Ocra, Clay Green, Blue Moon e Track Red. Quattro colorazioni, abbastanza carine. Le vedete, carine. Un mix tra pelle e... non è suede quello, cos'è che è? Sarà Nabuc, secondo me, come materiale. Sì. Molto, molto morbido, sembra anche la pelle davanti sul lato box, sembra molto, molto buona, per cui... vabbè, 151 euro, se vi piacciono, il primo maggio, ricordatevelo. Il 5 maggio, e qua sono le mie preferite del mese. Dovrò trattenermi o cercare di prenderle. Quelle da donna. Esatto, sono da donna, ma arrivano fino al 10,5. Questo vuol dire che sono più o meno fino al 9 US, che è la mia taglia. Ok, quindi se possono, se non avete il piedone potete provare a prenderle. 5 maggio sono le Jordan 1 Satin Shutter Backboard. Le vedete in immagine, anche qui un mix tra pelle e stoffa, molto molto figo. Con a 151 euro. 151 anche queste. Il 10 maggio, queste a me proprio non piacciono, però sono no, molto per hypate, niente. Sono molto hypate e andranno di brutto. 10 maggio, le Converse Chuck Taylor per Off-White, non si sa ancora il prezzo indicativamente. Varranno tanto, costeranno non tantissimo, ma varranno tanto, le vedete in immagini, sono particolari, diciamo. Sempre il 10 maggio, queste mi piacciono molto. Sono le Nike Maestro Trifecta. Esatto, sono le Nike Air Maestro Trifecta. E vedete in immagine anche qui, rosse e nere, una colorazione molto appariscente che porta indietro negli anni ed è molto molto ball, molto chunky, molto figa, mi piace, mi gusta, molto bella. Poi, cosa abbiamo altro, Marco? Le mie preferite del mese. Le 12, 12 maggio? Esatto. Abbiamo le Katrina. Le 3. Jordan 3 Katrina. 190 euro il 12 maggio, anche qui una colorazione classica molto bella, ci piace, il Jordan 3, non fatele scappare. 12 maggio sempre, non uscivano da tanto tempo, sono state buttate in questo pacchetto, andate a vedere il video tra l'altro, mi raccomando. Questo pacchetto presentato da Jordan e Nike e sono state buttate dentro le Jordan 28 in questa colorazione locked and loaded a 200 euro, escono il 12 maggio, se volete prenderle fatevi trovare pronti per quella data. 15 maggio abbiamo le Nike Vapor Max per Acronym, Mach 2 in colorazione Sail, quindi la terza colorazione di questa collaborazione tra Acronym e Nike con le Vapor Max. Le Vapor Max, il prezzo è di 225 euro, non è male questa colorazione, sul tallone abbiamo il rosa. Il 19 maggio Air Jordan 1 Homage to Home, 150 euro. Anche qui le vedete in immagine, se vi piace questo look diviso esattamente a metà con una sega, a me non piacciono, saranno molto limitate e se vi interessano abbiamo detto il 19 maggio. Sempre il 19 maggio le Nike M2K Techno per voi amanti delle Daddy Shoes, andate a vedere il link qua, mi raccomando, ve lo lasciamo per il video sulle Daddy Shoes, fateci sapere cosa ne pensate di questo trend. Bene, se vi piace questo look delle Daddy Shoes, delle Air Monarch, delle piuma Thunder Spectra, delle Wave Runner, tutto quello che viene, mi raccomando non fatevi scappare le Nike M2K Techno, che però escono in colorazione Phantom e Black Vault solo in versione femminile per ora. Se vi piace questo look segnatevelo, 19 maggio. Chiudiamo il mese, Marco, con una scarpa interessante, un Jordan 11. Non è stagione di Jordan 11, generalmente le buttano fuori a fine anno, verso dicembre. Quest'anno probabilmente avremo le Concord, mi raccomando, segnatevelo. Il 26 maggio Jordan 11 Blackout, 200 euro, tutte blackaccate, un look all black, total black per queste Jordan. Forse 11 particolare, 220, ma sì, siccome 202 usciranno, vedrai. Comunque, queste sono le nostre sneakers. Ce ne sarebbe anche un'altra da donna dell'11 maggio, se non sbaglio, ma non so quanti interessano.
Se siete interessati, escono le Puma per Hello Kitty. Non so se voi o le vostre mogli sono interessate. Teste anche belline. Se avete il numero, mettete su una bella Hello Kitty e siete sempre attuale. Sempre attuale, diciamo, sul pezzo. No, queste sono le nostre che abbiamo preferite, diciamo, del mese, che ci siamo sentiti di segnalarvi. Ce ne sono altre, però non ci interessano, barra non ci piacciono tantissimo le altre. Queste sembrano quelle un po' più importanti da segnalare. Ne abbiamo dimenticate sicuramente tante, molte non sono state ancora annunciate, per cui come sempre vi chiediamo per favore di scrivere qua sotto nei commenti quelle che abbiamo trascurato, quelle che non sono state ancora annunciate, così facciamo un listone unico solito di delle uscite del mese di maggio e le condividiamo tutte qua sotto. Mi raccomando, sotto i link Instagram, Facebook, social, Telegram, tutti i nostri social qua sotto, siamo super sociali, cerchiamo di rispondere il più possibile, soprattutto sui direct messaging di Instagram e Telegram. Mi raccomando, scriveteci, fate sapere cosa ne pensate qua sotto, like se vi è piaciuto, dislike se non vi è piaciuto, lo potete anche non metterlo se non vi è piaciuto, e mi raccomando, subscribe al canale. Ciao ragazzi e alla prossima. Ciao.